Ecco un nuovo accordo che permetterà all'Inter di avere qualche spicciolo per andare avanti. UEFA, FIFA e FIGC stanno lavorando duro per evitare il fallimento degli amici. Ascolta il video per scoprire cosa è successo. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Attiva la campanella per essere aggiornato per primo. È gratis. La situazione finanziaria dell'Inter è oggetto di grande attenzione mediatica e sportiva, in particolare riguardo il ruolo che FIFA e UEFA stanno giocando nel sostenere economicamente la squadra, provando a trovare sponsor e nuovi proprietari pronti a pagare i debiti. Recentemente, l'Inter ha annunciato una nuova partnership con Qatar Airways, un accordo di sponsorizzazione che porterà un flusso significativo di entrate nelle casse del club. L'annuncio ufficiale dell'Inter ha sottolineato l'importanza di questo accordo con Qatar Airways, che diventerà l'official global airline partner del club. Questa collaborazione sarà visibile già dal match di San Siro contro il Frosinone. Tuttavia, nonostante queste iniziative positive, persistono preoccupazioni riguardo la situazione debitoria del club. Si teme che, senza la vittoria del campionato o l'attrazione di ulteriori investimenti significativi, l'Inter possa arrivare al fallimento. La necessità di trovare nuovi acquirenti o investitori resta quindi una priorità per garantire la stabilità economica e sportiva del club. In questo contesto, il ruolo di FIFA e UEFA si rivela cruciale. Queste organizzazioni sono viste come possibili salvatori, in grado di trovare il supporto finanziario necessario per mantenere in vita il club. Si discute di come stiano indirettamente sostenendo l'Inter, non solo attraverso accordi commerciali come quello con Qatar Airways, ma anche tramite altre iniziative e flussi di entrate.